Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Se siete alla ricerca di un filato che vi tenga caldo, quindi in lana, ma che sia un po' più grosso e allo tempo stesso sia alla moda, con un tocco di luce e di brillantezza. Ve lo presentiamo oggi, stiamo parlando del filato Selux. Andiamolo a vedere insieme. Eccolo qui il nostro Selux. Un filato composto al 55% da lana merino, 42% acrilico e 3% di fibra metallica. Per questo filato sono consigliati i ferri dal numero 7 al numero 8, mentre l'uncinetto numero 7. Per quanto riguarda le istruzioni di lavaggio, per questo filato sconsigliamo lo stiraggio e l'utilizzo del candeggio. Sarà possibile invece lavarlo ad una temperatura che non superi i 30 gradi con tutti i solventi più delicati, eccezione fatta per il tetracloretilene. Vediamo ora tutte le colorazioni disponibili. Quella che abbiamo visto è la colorazione carta da zucchero. Qui, come possiamo notare, abbiamo un lamé tono su tono. Restando sui toni del blu, vediamo il colore avio. Anche qui il lamé è un tono su tono sulla tonalità del blu. Ed infine il blu, reso molto luminoso da questa parte in lamé. Passiamo ora alla tonalità del viola. Anche qui un lamé brillante tono su tono. La colorazione cipria invece presenta un filato dal colore molto tenue, con un contrasto del lamé di un rosa più scuro. Nella colorazione beige troviamo un lamé color oro che rende il filato molto elegante. Restando sulle tonalità neutre, vediamo la colorazione écru, che presenta un lamé color argento. Passando a delle tonalità più fredde, troviamo il perla. Anche qui il lamé è sulle tonalità dell'argento. Vediamo ora una tonalità più scura che è il grigio, illuminato dal lamé argento. Ed ora una tonalità brillante, il verde, impreziosito dal lamé tono su tono. Anche per il rosso un lamé tono su tono che rende ancora più brillante una colorazione molto vivace. Ed infine la colorazione più scura della gamma, il nero, impreziosito da questo lamé tono su tono che riflette i toni della luce che darà molta luminosità ai vostri capi. Come abbiamo visto, le colorazioni sono davvero svariate e inoltre con la fibra sottile di Lurex renderanno i vostri capi davvero preziosi. Con questo filato infatti potrete realizzare tutti quei progetti che richiedono un uncinetto un po' più grosso. Con il Selux infatti potrete realizzare ad esempio dei cardigan o dei maxi pull. Potrete realizzare ad esempio anche degli scialli importanti che grazie alla leggera venatura di lamé saranno ancora più luminosi e adatti a delle occasioni anche speciali. In particolare questo filato si presta anche alla realizzazione di maglieria esterna, quindi potrete realizzare anche dei cappottini, magari che abbiano il taglio a vestaglia o dei tasconi, magari anche realizzati con dei punti particolari che valorizzeranno ancora di più questo effetto. La torsione della lana che avvolge completamente il lamé permetterà anche di evitare il contatto diretto del lamé con la pelle, che in alcuni casi potrebbe anche creare dei piccoli fastidi. Inoltre vi ricordiamo che la brillantezza di questo filato esploderà in particolar modo dopo alcuni lavaggi effettuati possibilmente a mano. Infatti la fibra avrà modo di assestarsi e tirerà fuori tutta la sua brillantezza e darà il meglio di sé. Arrivati a questo punto, non mi rimane che ricordarvi di attivare la campanella, iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessila News!